Buonasera mister. Ciao, ciao. La Roma arriva qui a Budapest dopo un percorso molto lungo, anche molto difficile, però con la consapevolezza di aver meritato di giocarsi questa finale. Certo. Tragitto lungo, è vero. È diverso dal nostro avversario, perché loro vengono dalla Champions. Noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 14 partite per arrivare qui. E sì, senza dubbio che lo meritiamo. Per questo già della settimana scorsa, quando abbiamo avuto il Media Open Day, che diciamo vogliamo giocare questa finale, meritiamo giocare questa finale. Adesso sta arrivando l'ora e è questo che aspettiamo, è questo che abbiamo lavorato negli ultimi 2 o 3 giorni per cercare di stare in condizione di lottare per questo titolo. Take the second question here. La prossima. Buonasera, Ciao, Roberto salve. Maida, Corriere dello Sport. Volevo chiederle, lei ha detto che la storia non gioca, perché non conta la storia in queste partite, ma con tutti questi ragazzi della Roma che sanno di poter raggiungere un'impresa storica, appunto, come si contiene l'emozione, la pressione, l'entusiasmo anche magari? Io penso lavorando, che è quello che noi abbiamo fatto con poco tempo, perché è una squadra che negli ultimi 2 mesi ha giocato quarto finale, semifinale, finale, partite di campionato, infortuni, viaggio, problemi. Non è che abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, abbiamo avuto più tempo di recuperare e cercare di stare il meglio possibile nelle partite che abbiamo fatto. Però è lavorando, che è quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 2 giorni. Quanto meno dubbi i giocatori vanno in campo, penso meno sarà la pressione. Io dico che la storia non gioca, il mio collega Mendilibar pensa diverso, io ho tanto rispetto per lui. Lui pensa che il Sevilla è favorito perché la storia lo fa favorito, è un'opinione che ovviamente si deve rispettare. Noi siamo in questa finale perché abbiamo meritato di stare. Loro hanno una storia che noi non abbiamo, un'esperienza che noi non abbiamo. Per loro giocare una finale di Liga Europa è diventato quasi una cosa normale e corrente, per noi ovviamente che è un evento straordinario, per loro tifosi viaggiare per una finale europea è quasi lo stesso che viaggiare in Spagna per andare a guardare una partita di campionato, per i nostri è qualcosa di storico, di dimenticabile, però domani quando la partita inizia vogliamo stare lì e saremo lì. Third row del gentlemanino con me. Buonasera, mister Giuseppe Bisantis di Radio Rai. 13 anni fa di questi tempi vinceva il triplete a Madrid con l'Inter e quella sera stessa si capisce che se ne andava. Visto che si è creato un grande rapporto tra l'ambiente Roma e Mourinho, qualcuno pensa, non è che Mourinho ci regala un'altra gioia e poi se ne va, così diventa una gioia a metà? No, io penso che se qualcuno di voi ha qualche domanda simile alla tua, la devono fare a Mendilibar, perché lui non ha contratto e sembra che la sua situazione è più complicata che la mia. Io ho parlato con i miei due capitani che vengono qua, ho parlato con loro, loro mi hanno fatto una domanda molto molto simile alla tua. A loro ovviamente ho risposto di modo molto molto obiettivo, non voglio che loro rispondano perché è una cosa fra io e la mia squadra, però loro sanno perfettamente quello che penso io. Al di là c'è una differenza molto molto grande con la situazione con l'Inter, perché con la mia situazione con l'Inter io non avevo firmato ancora contratto con Real Madrid, però era solo una questione di firmare, era tutto fatto. Io in questo momento ho zero contatti con altri club
e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Al di là di questo io non interesso per niente, quello che è importante siamo noi. E domani saremo noi, è così che vogliamo giocare, noi vogliamo giocare. This side, in front here, the gentleman, yeah. Thank you. Mourinho, buonasera. Massimo Cicognani, Football Press. Prima il collega parlava di Madrid. Io le porto un messaggio, perché io stamattina mi sono interloquito con alcuni amici e colleghi di Madrid che mi hanno illustrato questa partita. Il Siviglia è una grandissima squadra, ma la Roma ha un qualcosa in più, e quel qualcosa in più si chiama José Mourinho. Era solo un messaggio che le volevo riportare, di gente che la stima, perché a Madrid le vogliono ancora tanto bene. Io voglio tanto bene a Madrid, e dopo c'è una situazione praticamente unica, perché voglio tanto bene al presidente e voglio tanto bene all'allenatore. Immagina come è il mio rapporto con Real Madrid, con la città di Madrid, con i madridisti. Però l'allenatore non gioca, l'allenatore lavora tanto prima della partita, durante la partita poco. Io ho detto ai miei ragazzi assistenti, analisti, quelli che abbiamo lavorato tante ore negli ultimi giorni, ho detto oggi, dopo allenamento, il nostro lavoro, fra virgolette, è finito. Adesso siamo solo lì per aiutare un pochino, però adesso la storia lo fanno i ragazzi. I colleghi di Madrid parlano bene quando dicono che il Siviglia è una grande squadra. Io dico di più, due grandi squadre, perché ha 25-26 giocatori di altissimo livello. Ha un bambino blanco che è l'unico di primavera che ha giocato l'ultima partita contro il Real Madrid. Al di là di quello sono tutti professionisti di alto livello, esperienza, qualità, tante opzioni che hanno loro. E quello che dicono i colleghi di Madrid, io sono assolutamente di accordo a rispetto di questo. Però loro non conoscono i miei ragazzi, e fondamentalmente non conosco la mia squadra in quanto squadra, e la mia squadra in quanto squadra. Domani saremo lì.